Ciao, sono Mirko Alunno e sono titolare di un'azienda parrucchieri e sono fondatore di due brand a livello europeo che si occupano di vendita e strumenti per la rasatura della barba. Bene, nel video precedente abbiamo visto come meglio e dove meglio utilizzare una spazzola, le spazzole cosiddette scovoli. In questo video invece andremo nel dettaglio e vedremo come utilizzare le spazzole in setona naturale. Quindi vediamo i campi migliori e quali sono gli effetti che si possono ottenere con queste tipologie di spazzole. Ora vediamo come utilizzare le spazzole in setona naturale. Per questo video utilizzerò due spazzole, una spazzola in setola più grande e una di misura media. Ovviamente questo video è un video dedicato alla conoscenza di base, perché è anche vero che un bellissimo castello ha, diciamo, la forza, la sua durata nel tempo se ha delle buone fondamenta. Quindi è bene che si parta a vedere, capire quelle che sono le informazioni e le tecniche di base. Bene, per quanto riguarda questo esempio, immaginiamo che una cliente ci chiede una linea liscia con poco volume. I suoi capelli sono un pochino crespi e magari un pochino ricci e poca lucentezza. Per questo noi utilizziamo questa tipologia di spazzole. Perché? Perché l'utilizzo di setole naturali e a volte spesso anche unite a delle setole, diciamo, artificiali ma di grande qualità, fanno sì che i capelli al loro interno riescono a penetrare molto all'interno della spazzola e insieme al phon riescono a essere scaldate e riescono a tirare molto molto bene i capelli, allineando e stringendo e compattando le cuticole dei capelli. Quindi di conseguenza si avrà una piega molto più lucida, sicuramente un liscio più resistente e, visto l'utilizzo delle setole naturali, ci sarà sicuramente meno problema di capello che tende ad elettrizzarsi, a differenza di una spazzola termica. Ovviamente l'utilizzo della spazzola in setola non serve solo per allisciare o creare delle linee dritte, ma si possono anche creare delle linee un pochino con movimento, magari utilizzando e aiutandosi anche con dei beccucci una volta scaldato la ciocca, magari girata intorno a uno o due dita. E non solo, possono essere anche utilizzate due spazzole, sì, come se fosse una piastra, ok? Come se fosse una piastra. Perché? Perché solitamente quando bisogna allisciare dei capelli che sono molto ricci con una sola spazzola si fa un po' fatica, perché il phon, che scotta dopo un pochino che si passa sulla stessa ciocca per asciugare i capelli e tirarli, il phon inizia a scottare forte anche sulle dita. A quel punto, se utilizziamo due spazzole una sopra un'altra, e poi ti faccio vedere come, ecco qua, come puoi vedere, insomma, due dita sopra, due dita sotto, così tengono insieme le due spazzole, creano uno spessore, e invece di passare tante volte la ciocca di continuo, quindi scaldarla, lasciarla, con il rischio che si elettrizzano anche, in questo modo, con pochissime passate, si ha un effetto piastra, con la differenza che arriviamo a una temperatura con il phon molto più bassa, senza rovinare o perlomeno sensibilizzare il meno possibile i capelli. Ecco, qui potrai vedere che con una spazzola media possiamo dare anche un bel volume e, se fossero capelli ricci, nello stesso tempo possiamo anche allisciarli. Sicuramente se abbiamo bisogno di dare volume e non lisciare un capello riccio, la spazzola indicata sarebbe una termica, ma se abbiamo un capello invece mosso, riccio e crespo, la spazzola migliore sicuramente è una spazzola in setola. Ovviamente se i capelli sono ancora più corti possiamo anche utilizzare una spazzola più piccolina. In questo video ti ho fatto vedere come è meglio e dove è meglio utilizzare una spazzola in setola naturale. Hai visto che bel effetto si può ottenere allisciando un capello, anche con la doppia spazzola. Hai visto con che facilità si può togliere il crespo e come eventualmente possono essere ben allisciati. E come immagini, questa tipologia di asciugatura con questa spazzola, diventa nella maggior parte dei casi un liscio molto resistente.
Bene, nel prossimo video ti farò vedere nel dettaglio come utilizzare le spazzole e dove devono essere utilizzate le spazzole termiche. Per questo video è tutto, scrivi pure qui sotto quello che ti è piaciuto di più di questo video, metti pure il tuo like e ti consiglio di cliccare sulla campanella e iscriverti al canale perché prossimamente pubblicherò dei video partendo dai primi passi per trasformare la tua passione in un lavoro appassionante. Ciao!